Variale comunque ha fatto in tempo a dire che loro si sono presentati, qualificati, ai due ragazzi americani. Certo. È così. La ricostruzione è nota perché erano le cose che Variale aveva già dichiarato in sede di indagine, adesso le sta esponendo la Corte, almeno dal nostro punto di vista particolari sorprese non ci sono. Ha dato una spiegazione anche sul fatto di non avere con sé l'arma di servizio, giusto? Sì, certo. E cosa ha detto in questo fronte? Beh, che non si può andare certo a Trastevere a fare attività di investigazione sotto mentite spoglie portandosi la pistola al fianco. Cioè in borghese non si usa portare la pistola, questa è la linea. Loro hanno ritenuto di dover svolgere le indagini in questo modo. Hanno dichiarato di aver esibito il tesserino, di essersi qualificato come carabiniere. Non dimentichiamo che uno dei due conosceva anche l'italiano. L'ipotesi che chi ha sferrato le coltellate fatali soffra di un disturbo psicologico e quindi sia, come dire, fosse stato almeno parzialmente incapace di intendere di volere, secondo lei è un'ipotesi che sta in piedi oppure no? È stata depositata una perizia che mi pare che è stata depositata la perizia. Sì, dice che è capace di intendere di volere.